Pace e bene a tutti e bentrovati a questo nostro spazio, la parola a Francesco e ai giovani. E oggi ho tre giovani con me in studio che vi voglio subito presentare. C'è Don Massimo Cappellari, proveniente da Vicenza, ma che vive a Foggia, che è con noi e che è animatore nella diocesi di Foggia per quanto riguarda l'operazione Mato Grosso. E ora ascolteremo e capiremo meglio di cosa si tratta. E poi c'è anche con noi Federica di Foggia, una giovane scout ma anche missionaria, poi ci racconterà, e anche un altro giovane missionario, un papà, ecco, c'è Gian Pietro che ha le sue esperienze anche di missione e anche lui ci racconterà. Benvenuti, Grazie. benvenuti e grazie per aver accettato questo Grazie a invito. voi. Oggi noi parleremo di giovani e missioni perché domenica prossima, 23 ottobre, si celebra la giornata missionaria mondiale di preghiera per le missioni e avrà come tema di messa a rete testimoni, proprio questa espressione tratta dagli Atti degli Apostoli. Partiamo subito con le parole del Cardinale Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente anche della Conferenza Episcopale Italiana, che ci lancia un messaggio proprio su questa giornata. Ascoltiamo. Voi mi sarete testimoni, testimoni di Lui quindi, testimoni della Sua presenza. Noi testimoniamo la scelta di Dio di farsi uomo, la scelta di un Signore che non è lontano, che non resta indifferente, che non guarda da spettatore le vicende del mondo, ma che entra in campo, che si fa vicino, che si fa carne. E quindi anche noi dobbiamo farci carne e dare carne alla scelta di Dio. Noi dobbiamo farci carne, è l'espressione con la quale si conclude questo messaggio. A te subito, Don Massimo, ecco, voglio dire, nella tua esperienza questo farsi carne è molto concreta perché tu sei di Vicenza, ti trovi a Foggia, però vivi anche e sei incardinato in un'altra diocesi che non è in Italia ma è in Perù. E poi, ecco, fai parte di questo grande meccanismo, sistema, movimento, no? È la parola esatta, Mato Grosso. Ci puoi spiegare? Sì, ecco, l'operazione Mato Grosso sicuramente è un'occasione per mettersi in gioco, no? Per i ragazzi. È aperto, l'operazione Mato Grosso è aperta a tutte le persone, in particolare i giovani, però a tutte le persone che hanno voglia, ecco, di dare una realtà, no? A questo desiderio di aiutare qualcuno. E quindi molto semplicemente, ecco, è un riunirsi nel tempo libero. Ognuno poi al di là delle proprie occupazioni di studente, di lavoratore, eccetera, per, ecco, fare dei lavori concreti, quindi fare fatica insieme, che è qualcosa che unisce molto, no? I ragazzi, le persone. E questa fatica ha un obiettivo che è quello di aiutare, persone che ne hanno bisogno. Ecco, sappiamo, tutti sappiamo che ci sono i poveri, la povertà nel mondo, però ecco, poi fare un passo concreto di aiuto è molto difficile. La parola Mato Grosso, cosa è? Comunque è una regione, no? Mato Sappiamo, è una Grosso è regione una del regione, Brasile. uno stato, possiamo dire, del Brasile, dove un gruppo di giovani andò per la prima volta, ecco, con il desiderio di fare qualcosa per la popolazione locale, quindi di costruire una scuola all'epoca. Però da lì poi nacque questo legame molto forte Italia-missione, ecco. Alcuni tornarono in Italia e decisero di contribuire ai bisogni di questa missione sporcandosi le mani, ecco, lavorando in prima persona. E qualcuno rimase a portare avanti l'opera in Brasile. Da lì poi, piano piano, ecco, nacquero gruppi, nacquero altre missioni e
oggi è una realtà sicuramente degna di nota, ecco, in questo senso. Nella città di Foggia si possono contare dei numeri? Sì, è difficile, nel senso che la partecipazione, il proprio aiuto all'operazione Amato Grosso è molto libero, quindi un ragazzo è libero di potersi avvicinare per un periodo, di stare degli anni, di partire, non partire, ecco. E soprattutto ci sono molte persone coinvolte anche che creano un movimento buono, ecco, dietro a questo gruppo di ragazzi che possiamo identificare con una decina, quindicina di ragazzi, ecco, non di più, però negli anni, ecco, sono stati parecchi ragazzi anche a scegliere di partire per periodi lunghi, ecco, sicuramente più di una ventina sicuramente di ragazzi sono partiti. Due di loro attualmente sono impegnati, una ragazza in Ecuador e un ragazzo in Perù per un tempo di 2 anni, ecco, quindi sono scelte forti sicuramente. L'operazione Mato Grosso nasce anche da un sogno, da una visione, quella di padre Ugo De Censi. Ascoltiamo proprio queste sue parole proprio in un suo discorso proprio tenuto a Firenze. Ascoltiamo. Ho preparato un lungo discorso che vi risparmio. Lo tengo qua chiuso. Vi voglio fare solo 4 propositi, 4 parole. Siamo nel mondo delle parole, bisogna ridurle. Ne dico 4, prendetele come dei propositi, come se foste dei buoni ragazzi ai quali faccio una raccomandazione. Eccoli 4. Primo, silenzio, fare silenzio. Secondo, sudare, fare fatica fisica. Terzo, fare le cose con arte, farle bene. Quarto, saper perdere, anche perdonare, perdere. Con queste 4 parole potete andare alla ricerca di Dio, se no ciao, ho finito. Davvero un tipo originale, eh? Si era preparato un discorso lunghissimo e invece ha voluto parlare a braccio. In questo assomiglia molto al nostro caro e amato Papa Francesco. Ma ha detto delle parole molto incisive, è vero Gian Pietro? Le ripetiamo insieme: il silenzio, sudare, fare con arte. Ecco, mi piace proprio questa parola arte, anche perché anche nei lavori che i ragazzi fanno proprio nell'operazione Mato Grosso, davvero i lavori che svolgono sono delle vere opere d'arte. Io ho visto proprio degli intagli in legno, mobili, sculture, molto belle. Quindi la passione e poi il saper perdere, perdonare. Nella tua esperienza, ecco, di missionario, perché tu sei papà di famiglia, ma con tua moglie anche siete missionari, anche con i tuoi figli, perché vengono anche con voi in missione. Queste parole che peso hanno avuto prima e anche dopo, no? E anche adesso se ti accompagnano? A me ascoltare e rivedere così il padre Ugo e rivedere una persona cara che ci ha sposato proprio qui a San Giovanni Rotondo. Una persona che al di là delle parole, di tante parole che ci ha trasmesso a noi ragazzi, quello che ci ha fatto vedere è sicuramente la sua vita, per l'amore ai poveri che ha avuto, per l'amore che ha dato ai ragazzi,
Ecco, una cosa se devo dire che ci ha passato è la paternità. Il padre Ugo è stata una persona che ha accompagnato tanti figli in giro per il mondo e gli ha indicato un cammino chiaro, fatto di questi punti. E sicuramente per me che iniziavo da ragazzo, che ero anche distante dalla Chiesa, vedere una strada buona che mi chiedeva di regalare il mio tempo, i miei soldi ai poveri. Erano cose semplici che mi hanno avvicinato a Dio, cioè nel mio correre, nel mio darmi da fare, nel farlo con gli amici, con dei ragazzi, condividere, ecco, l'ideale di aiutare i poveri, è stata una cosa preziosa che mi ha aiutato ad essere fedele, poi anche che ci si sposa, che si diventa grandi. Quando sento il silenzio, per me il silenzio è nella confusione del mondo che viviamo, fare silenzio e capire cosa voglio vivere, quali sono le cose più importanti che io voglio trasmettere ai miei figli. Gian Pietro, proprio una domanda proprio così, a bruciapelo, rispondimi sinteticamente, sì. Anche con un sì o con un no. Hai parlato di fede, hai detto che quando sei stato, ecco, spinto a questa missione, forse magari la tua fede non era così immatura come è oggi. Quindi si può dire che la missione ti ha aiutato anche a discernere meglio proprio sulla tua vocazione, anche matrimoniale, oltre che cristiana? Sicuramente lo stare tra i poveri, da solo, 20 anni fa, quest'estate come famiglia, vivi la precarietà della vita. Qua l'uomo è quasi padrone della sua vita attraverso gli ospedali, attraverso tutte le tecnologie che abbiamo. Tra i poveri sei nelle mani di Dio. Bellissima. Bella questa espressione. Tra i poveri sei nelle mani di Dio. Tu hai messo la tua vita nelle mani di Dio, no? Si può dire anche la tua vocazione, Don Massimo, è una vocazione nella vocazione. Quando è nata, ecco, la tua vocazione e anche quella missionaria? Sì, sì, sicuramente anche per me andare in missione, soprattutto la prima volta, ecco, nelle prime esperienze, è stato un desiderio immaturo anche, no? Di voler fare qualcosa, di non restare indifferente davanti alla sofferenza della povertà, ecco. E poi, ecco, grazie anche a questi punti, perché nella vita di missione si respira una vita più naturale, più vicina alla natura, quindi più vicina anche al silenzio. Si fa fatica perché la vita naturale costa fatica, ma è una fatica sana, ecco, che pulisce da tante cose che non ci servono. L'arte, ecco, si è in mezzo alla natura, quindi non saprei un'arte migliore, ecco, che abbiamo intorno a noi. E saper perdere, ecco, perché si ha a che fare con persone che agli occhi del mondo hanno perso o perdono, no? Non sono sicuramente dei vincenti, ecco. Però tutto questo ha lavorato dentro di me, no? Nel dire che cosa desidero, come voglio spendere questa unica vita che ho, no? E devo solo ringraziare, ecco, perché volendo aiutare sento di aver ricevuto molto di più. Ti chiedo scusa, devo interromperti per dare lo spazio alla pubblicità. Ci ritroviamo qui fra qualche istante. Ecco, siamo ritornati qui in diretta dagli studi di TV Padre Pio da San Giovanni Rotondo e stiamo chiacchierando con questi amici di missione, di giovani. Ecco, è bello vedere dei giovani che partecipano alla missione, che vivono la missione, che sperimentano nella missione, come ha detto Gian Pietro prima, le mani di Dio. E il tempo della missione è anche un tempo in cui ci si ferma, si fa una sosta da questo tram tram di corsa, no, della vita. E oggi il Papa proprio ha parlato di questa necessità di doverci fermare, di doverci godere il silenzio, proprio per discernere. È stata forte questa espressione del Papa, che fra un po' ascolteremo. L'uomo che non conosce il proprio passato è condannato a ripeterlo, perché oggi il Papa ha sottolineato proprio l'importanza, quando ci si ferma, di ascoltare, rivedere e rileggere la propria storia. Ascoltiamo le parole del Papa. Fermarsi
riconoscere. È importante per il discernimento, è un lavoro di raccolta di quelle perle preziose e nascoste che il Signore ha disseminato nel nostro terreno. Il bene è nascosto sempre, perché il bene ha pudore e si nasconde. Il bene è nascosto, è silenzioso, richiede uno scavo lento e continuo, perché lo stile di Dio è discreto. A Dio piace andare nascosto, con discrezione, meglio, no? Non si impone, è come l'aria che respiriamo, non la vediamo, ma ci fa vivere e ce ne accorgiamo solo quando ci venga a mancare. Abituarsi a rileggere la propria vita educa lo sguardo, lo affina, consente di notare i piccoli miracoli che il buon Dio compie per noi ogni giorno. Quando ci facciamo caso notiamo altre direzioni possibili che rafforzano il gusto interiore, la pace e la creatività. Soprattutto ci rende più liberi dagli stereotipi tossici. Saggiamente è stato detto che l'uomo che non conosce il proprio passato è condannato a ripeterlo. Adesso vorrei davvero avere così, quasi magicamente, in studio Alessandro Salomoni, un bravissimo ragazzo, giovane di Bergamo, che quest'estate ha fatto proprio un'esperienza particolare di missione in Bolivia. Ci sei, Alessandro? Sei con noi? Eccolo, sì, Alessandro. Sì, ci sono. Buongiorno, ecco. A tutti. Ciao Alessandro, grazie per aver accettato questo invito. Intanto per farci conoscere anche l'esperienza che tu hai fatto di missione. Tu sei partito in missione invece con il Centro Missionario Diocesano, no? Di Bergamo, vero? Sì, con il Centro Missionario Diocesano di Bergamo, dopo aver fatto degli incontri di formazione per partire e dopo aver visitato in Bolivia. Ok, allora adesso vediamo subito questo servizio con delle immagini, ascolteremo anche una tua testimonianza e poi ci ritroviamo qui a commentarle insieme, va bene? Ok. Querida comunità di Montevampa, esto non es un adiós, sino un saludo para la próxima vez que venga aquí a Bolivia, o ya al próximo año. Immaginate di fare un viaggio dall'altra parte del mondo per cercare la propria strada, per provare a capire se la strada che stai seguendo sia quella giusta. È un po' quello che ho fatto io. Sono partito per la Bolivia per un'esperienza durata purtroppo solo un mese, ma che mi ha cambiato la vita. Chiederete come avranno fatto la povertà, la semplicità, ma soprattutto l'umiltà a cambiarmi la vita. Basta vedere come vive ognuno di noi ogni giorno per capire che il modo in cui viviamo non è mai il migliore. Nella diversità ho trovato una porta aperta al dialogo. In questa strada che sto percorrendo, invece, sto scoprendo come la vita non finisca mai di stupirci ogni giorno. Su una maglietta a me tanto cara c'è questa frase: è la strada che ti chiama e non puoi farci niente. Il tuo posto è nel mondo, tra le voci della gente. Che possa davvero essere così allora. Gracias por cambiarme. Gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que eres. La experiencia misionaria termina. Las emociones, si se mantiene, permanece. Buen camino y muchas gracias por todos. Vestido. La muca. Serpente. Ventilatore. Rumpola. Muda.
E Vulcano. E Vulcano. Bene. Alessandro, perché questa missione che tu hai fatto ti ha cambiato la vita? In cosa ti ha cambiato questa missione? Forse il collegamento è un po'... C'è qualcosa nel collegamento che non va. Intanto, ecco, io farei proprio a te questa domanda, la porgo anche a te Federica, anche tu sei stata in missione, no? Prima abbiamo ascoltato anche questa espressione molto forte, no? Quando sei in missione, quando sei tra i poveri, sei nelle mani di Dio. Tu queste mani le hai sentite mentre eri tra la gente, no? Come ha detto anche Alessandro. Sì, le ho sentite ed è quasi una carezza, che è un regalo proprio, perché... ti permette davvero di avere uno sguardo diverso che da qui non riesci ad avere e a ridimensionarti. Cioè ti rendi conto di come tanti problemi e le tante cose che qui abbiamo a volte ci portano fuori strada e quasi non ci fanno vedere il centro delle cose, ecco. Il centro delle cose. Alessandro, ecco, mi senti? Sì, 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 ti sento. Ecco. Invece per te, io ti dicevo prima, in cosa ti ha cambiato questa esperienza della missione? Sicuramente mi ha cambiato sotto tutti i punti di vista, dai, anche dal quotidiano, nel senso, partiamo dal semplice fatto di dire che non tutto è scontato. Là, forse, quello che viviamo quotidianamente, che per noi è scontato qui, in Italia o comunque nelle nostre case, là non è scontato. Penso solo alle immagini forti che avete visto. Non è scontato che un bambino vada a scuola, non è scontato che un bambino mangi tre volte al giorno normalmente. Poi possiamo passare anche ad altri più grandi ambiti, ma mi ha cambiato facendomi capire che il modo di vivere a cui siamo abituati non è il modo di vivere sicuramente migliore, perché comunque, come dicevo prima e avete visto nel video, come ha fatto la povertà a cambiarmi la vita, come ha fatto la semplicità della vita. Me l'ha cambiata perché sono ritornato indietro. L'uomo che non conosce il proprio passato, io lo riconosco perché ho riconosciuto il mio passato, ho riconosciuto come vivevo prima, ma come vivo anche tuttora, perché comunque mi confrontavo con alcuni amici. Come vivevo in Bolivia non posso vivere qua in Italia. Sicuramente 100%, sì, però un cambiamento di mentalità sicuramente qui posso averlo, perché comunque guardo il mio passato, guardo come vivevo prima e dico là invece come vivevo, e questa cosa è una domanda che mi interroga ogni giorno, e soprattutto mi sento cambiato anche nei rapporti con le persone, ormai quel diverso che mi faceva magari all'inizio del viaggio un po' paura, invece è diventato simbolo di curiosità, è diventato simbolo di una relazione che si è creata, no? Di un libro che è stato scritto, riprendendo le parole del Papa, perché io ho riconosciuto che questo viaggio è stato un libro. È stato un libro a volte che ci sono state qualche volte invece qualcuno ha scritto al posto mio. Per esempio, posso prendere i bambini, i tantissimi missionari che ho conosciuto, i miei compagni di viaggio che saluto, che mi stanno seguendo da Bergamo, che mi stanno seguendo. Ah, li salutiamo allora. Anche loro, anche hanno scritto delle pagine di vita di questo libro, ma soprattutto, come dicevo, come avete visto nelle immagini, le immagini più belle, le parole più belle le ha scritte chi ha vissuto con me, quindi... il mio parroco che ha vissuto
con cui ho vissuto e i tantissimi bambini e che hanno vissuto con me questa esperienza, dove se mi fai prendere le quattro parole del padre Ugo, del Mato Grosso, che anche io non ho conosciuto, conosco bene o male un po' questo ambito, perché comunque, tornando un po' indietro negli anni, è stato per me, possiamo dire, il catering della mia prima comunione, questo bellissimo gruppo che non è solo arte, certo, ma è anche arte culinaria, arte. Alessandro, ti chiedo scusa, devo interromperti perché abbiamo la pubblicità, purtroppo ci ritroviamo subito dopo. Proseguiamo il nostro dialogo. Ecco Alessandro, abbiamo pochissimi minuti ancora e poi dobbiamo purtroppo salutarci. Tu stavi dicendo di voler approfondire un po' quei quattro punti. Ecco, io ti farei proprio questa domanda. Un giovane che in questo momento potrebbe anche chiederti ecco, la ragione della tua speranza, la ragione della luce che noi vediamo anche nei tuoi occhi, nel tuo entusiasmo. Attraverso quelle quattro parole, come tu lo diresti ad un giovane che vuole, ecco, cercare la sua strada, come tu la stai cercando, perché non lo nascondiamo, sei un giovane in discernimento anche vocazionale. Noi ti auguriamo davvero di trovare presto la tua strada. Tu cosa diresti ad un ragazzo come te? Sì, dedico allora queste frasi ai tantissimi giovani che mi hanno scritto quando ero in missione, giovani anche del mio paese, giovani della mia provincia, che mi hanno chiesto proprio la domanda come ho fatto. Quindi è un segno di speranza, questo è già un grandissimo segno di speranza, che ci siano giovani che si sporchino ancora le mani, come ha detto il Don Massimo prima, è un segno di speranza, ecco, io la vedo così. Comunque, per aprire, chiudo parentesi, siamo partiti dalla diocesi di Bergamo, la bellezza di 56 giovani per tutto il mondo, dall'Africa all'America, al Giappone, siamo partiti. Quindi questo vorrei farlo presente, come la diocesi di Bergamo abbia un cuore aperto a questa missione che da 60 anni, per esempio in Bolivia, è presente. Cosa dire ai giovani? Sicuramente, carissimi giovani, quello che vi dico, se intraprendete questo viaggio, lasciate a casa i vostri pregiudizi. Sicuramente questa è la prima cosa che vi chiedo e che vi dico. Ve lo dico da profondo del cuore, solo così troverete una felicità vera, troverete quello che state cercando e soprattutto lasciatevi abbandonare. Abbandonatevi proprio alla semplicità del luogo, alla semplicità del luogo, e se veramente saprete accogliere qualsiasi sorriso, qualsiasi parola, qualsiasi volto, qualsiasi situazione, lì allora potrete essere contenti di quello che avete intrapreso. E lo dice uno che l'ha sperimentato, e potranno dirlo anche i colleghi che sono in studio, di cambia la vita. Io l'ho riconosciuto dopo, sono tornato il 29 di agosto, quindi l'ho riconosciuto dopo qualche mese, e ve la cambia la vita. Quindi, cari ragazzi, possiate continuare, per chi ha questo desiderio di partire, non abbiate paura a partire, la famiglia non sia un ostacolo, anzi, i miei genitori, quando gli ho detto che andavo in Bolivia, per loro la Bolivia non esisteva più sulla cartina, quindi anzi, dopo che sono tornato, sono rimasti contentissimi, quindi sono contento di questo. Grazie, Alessandro, davvero grazie, grazie di cuore. Tutti, grazie mille, Padre Pasquale, per questa opportunità. Sì, ci salutiamo fra un po'. Intanto io voglio fare un'ultima domanda a te, Massimo, Don Massimo. Ecco, un giovane che desidera fare anche questa esperienza anche del Mato Grosso, ecco, cosa dovrebbe fare? A chi dovrebbe rivolgersi? Magari se vuoi darci anche dei riferimenti. Beh, le strade sono varie, ecco. L'operazione Mato Grosso si muove per amicizia, ecco, quindi si tratta di avvicinare qualcuno, che può essere noi, può essere gli altri ragazzi, ecco, e mettersi in gioco, ecco, no? Non ci sono particolari requisiti. Tra l'altro lo ricordiamo, l'esperienza è anche aconfessionale, nel senso che è aperta ad ogni forma di religione. Questo è un punto, un'intuizione che ebbe padre Ugo e che sempre ha difeso, ecco, del movimento in tutti questi anni, cioè che non è
necessario, ecco, un credo. Avere una fede matura o certa, ecco, è necessario, ecco, è importante avere il desiderio di fare qualcosa per qualcuno, ecco, di aiutare, ecco, qualcuno che ne ha la necessità e che non manca intorno a noi, ecco, quindi... Aiutando il prossimo, aiutando il povero, sì, si scopre anche la propria strada, cioè sì. È un'esperienza proprio di discernimento, potremmo sì, dire, sì, no? Sì, è un discernimento molto concreto e appunto fatto con il sudore, fatto con l'arte, però che porta anche i suoi frutti, ecco, perché ci sono, ecco, tante persone che hanno fatto un cammino, che l'hanno segnato anche nella storia dell'operazione Mato Grosso con la loro vita, alcuni anche con la loro morte, che è qualcosa di prezioso, ecco. Grazie. Un'ultima, proprio l'ultimissima parola, proprio un minuto, non di più. Federica, ecco, in questo momento anche ti sta guardando anche Pierluigi, che è il tuo sposo, e la vostra esperienza proprio vocazionale anche al matrimonio è nata nell'ambito della scuola degli scout e poi vi siete ritrovati anche voi a vivere questa esperienza della missione. Che cosa ti ha lasciato anche la missione? Vediamo proprio le immagini del vostro matrimonio, ecco, in questo momento. Sì, diciamo che quando siamo partiti entrambi eravamo un po' alla ricerca di quello che dovesse essere la nostra vita, e sicuramente partire, siamo stati in due posti diversi, in due momenti diversi, ci ha aiutato a fare silenzio, ecco, a rallentare un attimo i ritmi e a capire quello che davvero volevamo. E poi anche queste immagini che ci hai donato sono proprio le tue, queste. Hai toccato con mano anche proprio esperienze di estrema povertà, non solo materiale, ma anche proprio fisica, nel senso di persone, ecco, che fisicamente erano anche abbastanza ammalate, no? Sì, sì, ecco. Ero in una casa per disabili e lì la disabilità chiaramente non è contemplata, cioè i genitori dovevano lavorare i campi e lasciavano il figlio disabile magari legato nella casa di fango perché non potevano dargli nessun tipo di cura. Ed è stato bello, ecco, ecco, pensare proprio a te come donna, che sei stata anche la carezza di Dio per questi ragazzi. Quindi, più loro per noi in realtà. E quindi chi dona riceve, grazie. Grazie veramente Gian Pietro, Federica, Don Massimo, grazie. Grazie Alessandro ancora. E adesso ecco, vi voglio lasciare con Dario Reda, che ci commenta il Vangelo dei Giovani. Oggi ci commenterà proprio la parabola di Luca, al capitolo 18, la parabola del fariseo e del pubblicano. A tutti quanti voi invece do l'appuntamento la prossima settimana, sempre con la parola a Francesco, ma anche ai giovani. Alla prossima settimana, grazie a tutti. Ciao ragazzi, in queste domeniche i brani del Vangelo toccano sempre il tema della preghiera. Anche nel brano di oggi Gesù ce ne parla, presentandoci due personaggi, il fariseo e il pubblicano. Il primo ha la presunzione di sentirsi giusto, l'ultimo, vedremo, verrà invece giustificato. Due modi diversi di relazionarci a Dio, e in realtà nascondono due modi diversi di relazionarci con le persone. Settimana scorsa abbiamo detto di intendere la preghiera come relazione e non come ripetizione ridondante di preghiere imparate a memoria. Ma andiamo con ordine. Il fariseo fa molto più di quello che richiedevano le leggi del tempo. Lui digiuna due volte a settimana, mentre la richiesta era una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione. Paga la decima di tutto quello che possiede. È come se oggi uno si presentasse e mi dicesse: non vado a messa solo la domenica, vado tutti i giorni, poi sono attivo in parrocchia, poi faccio l'elemosina,
Cerco di essere una brava persona con gli altri, mi rendo disponibile. La tragedia è che il fariseo, nonostante tutte queste buone azioni, ha la preghiera che non viene ascoltata. Ma perché? Inizia molto bene, rivolgendosi a Dio. Oh Dio, ti ringrazio, meraviglioso. Ma sta solo attirando l'attenzione del Signore per poi autoelogiarsi, perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, digiuno due volte, pago le decime. Aspetta un attimo, il fariseo usa Dio come uno specchio, è un narcisista maniaco e usa il Signore come uno specchio dove potersi ammirare e vedere quanto bravo è. Quante ne conosco di persone che vivono relazioni così, con il Signore, Dio, io ho fatto questo, questo, questo e questo, ma anche con le persone. Sto insieme a te perché ho bisogno di una persona accanto che mi dica quanto bravo sono, quanto bello sono e quanto buono sono. Gli altri mi servono come sgabello dove potermi mettere sopra e autoproclamarmi il migliore. Queste relazioni sono autodistruttive, sono autoreferenziali. Dio è soltanto un poggiamobili che gli permette al fariseo di autoelogiarsi ed esaltarsi. Che misera fine! Il fariseo potremmo chiamarlo l'egocentrico narcisista. Una relazione con una persona così non è una relazione, è un ego che ha bisogno degli altri perché lo proclamino bravo. Non a caso c'è una parola che sembra inutile ma è significativa. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé, tra sé. Ma una relazione come fa a essere tra sé? Capite che il fariseo se la racconta? Capite che il fariseo nomina Dio solo perché ha bisogno di uno specchio che gli dica quanto bravo è lui? La relazione incentrata sull'io non può andare avanti. La relazione che mette al primo posto me stesso non è relazione, né con Dio, né con la tua fidanzata o il tuo fidanzato, né con i tuoi genitori, né con i tuoi amici, né con i tuoi alunni a scuola. Fariseo, ego. Fariseo, io davanti a tutto. Adesso lasciamo da parte questo narcisista egocentrico e passiamo a chi invece mette al primo posto il tu. Il pubblicano. Il pubblicano non ha coraggio, non osa nemmeno di prostrarsi davanti a Dio, di avvicinarsi. È indignato, si riconosce peccatore e bisognoso. Tocca il fondo. E come Maria nel Magnificat, non fa un elenco di cose che lui fa per Dio, ma chiede a Dio di fare qualcosa per lui. Dio, abbi pietà di me, peccatore. Si riconosce peccatore e si riconosce bisognoso. Sono le relazioni che portano a frutto, che portano alla fioritura della persona. Tu, non io. Signore, ho bisogno di te. Sono peccatore. La differenza tra il fariseo e il pubblicano, tra il sentirsi giusto e l'arrivare all'essere giustificati. L'ego del narcisista fariseo è così grande che non lascia un minimo spazio al Signore. Il pubblicano che si riconosce peccatore ha una voragine enorme dentro di sé e quella voragine è lo spazio che potrà essere occupato dal Signore. Se non ho spazio libero, se non ho un vuoto, una mancanza, un bisogno, dove entrerà Dio?